Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Guardate, è pomeriggio. Qui ci sono queste tende abbassate perché il calore è tantissimo. Guardate, ecco qui, questa è l'ora. E stasera andrò a fare una minestra che faceva mia suocera, la mamma di mio marito. Ovviamente, per ovvi motivi, potete immaginare. Io non l'ho mai conosciuta e per ovvi motivi potete anche immaginare, no? Però mio marito dice sempre che gli faceva questa, infatti io ogni tanto gliela preparo. E lui si ricorda che la mamma faceva i fagiolini con zucchine, patate, cipolla, tipo minestrone. Adesso le quantità sono un po' libere. Ovviamente dipende da quante persone voi siete in casa. Io l'abbinerò questo con il tonno fresco. Adesso andrò a mettere tutto questo tagliato a pezzi qui dentro. Allora, come potete vedere, siamo già sui fornelli. Ho messo un po' di acqua, ma non assai, non da coprire le verdure, ma a metà verdure. Guardate, si vede l'acqua? Guardate. Adesso li farò cucinare con l'acqua, metto un po' di sale e vado a prendere l'olio. Metto il sale, mescolo, guardate l'acqua, guardate. Questa la faceva la mamma di mio marito. E insieme andremo a mangiare il tonno fresco. Vi ricordate che ho fatto la spesa del pesce? Beh, stasera lo farò con i semi di sesamo. E adesso metto il coperchio e non mi resta che aspettare che si cucini. Vi faccio vedere anche come lo metto impanato nel sesamo. Questo è soltanto per carino, vero? Allora, in questa bella teglia ci metto l'olio. Questo è il tonno fresco, lo ricordate? Lo vado a oliare e lo vado a impanare così e lo metto da un lato. Solo da un lato però, eh? E diciamo che mi si è finito anche il sesamo, ma niente paura. Basterà solo questo. Adesso ci vado a mettere ovviamente un pochino di sale. Ecco,
questo andrà in forno dopo a 200 gradi per una decina di minuti e insieme, ovviamente, come vi ho fatto vedere, verranno abbinate quelle verdure che la mia suocera chiamava minestrone povero. Vediamo se sta, si sta a bollire. Diamo una piccola mescolata. E siccome sta a bollire, metto il coperchio, abbasso la fiamma e ci vediamo dopo. Adesso guardate l'ora. Vi ricordate quando ho messo a cucinare questa specie di minestrone che faceva la mamma di mio marito? Beh, e voilà, è già cotto. Aspettate che vi faccio vedere. Con la luce accesa, oh, è già cotto. Avete visto? Pochissimo tempo. Quindi questo è un piatto anche per chi diciamo va di fretta e viene a casa tardi dal lavoro e quindi vuole mangiare le verdure. Quindi stasera questa sarà la nostra cena. Questo qui con il tonno fresco al sesamo che sta già nel fornetto lì. Dopo vi faccio vedere nel piatto come verrà messo. A dopo. Io devo andare dentro perché qui non si può stare. Grana padana, la forma stessa, si assomiglia.